Nicola Molteni, come commenta la nuova misura presa dal governo Letta nei confronti delle carceri? Ma siamo fuori dal mondo. Questo è l'ennesimo indulto mascherato, siamo di fronte all'ennesimo svuota carceri, l'ennesimo salva delinquenti. Si pensa di risolvere, affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri prendendo 3.000 delinquenti, e secondo me alla fine saranno molti di più, rimettendoli in libertà. In questo momento i cittadini chiedono più sicurezza, più giustizia, più certezza della pena, più controllo del territorio. La risposta del governo è nell'ennesimo svuota carceri, nell'ennesimo indulto mascherato. In 7 mesi il governo Letta Cancellieri ha approvato o portato in approvazione 4 indulti mascherati. È la resa dello Stato e rischia di essere l'ennesimo colpo mortale alla sicurezza. Si pensa sempre solo ai detenuti e non si spende una parola nei confronti delle vittime dei reati. Le vittime dei reati sono vittime 2 volte. Perché subiscono il reato e perché non vedono i responsabili dei delitti puniti. Siamo una vergogna, è una vergogna assoluta questo provvedimento. La Lega farà le barricate, farà di tutto, e nel Parlamento e nelle piazze, per bloccare questo provvedimento che rappresenta l'ennesimo insulto nei confronti delle persone oneste e delle persone per bene.